Ciao a tutti, buon sabato! Ciao Alessandro, ciao Gianluca! Oggi diretta molto particolare. Questa settimana con la Fiera di Parma vi siete scatenati. Stefano dice, vai, strappami un sorriso prima di un turno in ambulanza. Vai, occasione, sono la vostra occasione unica del vostro acquisto camper. Occasione, occasioni a non finire, occasioni a non finire. Questo lo riponiamo qui e iniziamo la nostra diretta come tutti i sabati. Mi sentite bene? Mi sentite bene? Mandatemi un, perché oggi siamo in un luogo un po' insolito. Oggi siamo in un luogo un po' insolito. Quindi vi spiego tutto quanto è questo luogo. Quindi iniziamo parlando di... Prima di tutto faccio una cosa. Mi sentite bene? Fatemelo sapere perché... Vediamo se... Intanto Carlo ti saluta, buongiorno a tutti. Ciao, ciao, ciao a tutti. Si vede male ma si sente bene. Si vede male, cos'è che si vede male? Dimmi. Tutti vedete male oppure solo uno? Prendi ad appoggiare... Ecco, bravo. Vai, inizia. Ok, scatenati. Allora, prima di tutto mi sciacquo la bocca perché l'altra volta me la sono sciacquata bene, perché l'altra volta mi hanno detto che mi devo sciacquare la bocca quando parlo di cose, ma l'altra volta non mi avete capito cosa intendevo. Io intendevo che se siamo in un campeggio, possiamo essere nel campeggio col camper anni 90, con la tenda, con la caravan, col camper fighetto che costa 100.000 euro e con questo umile, povero, sfigato furgone che si può campeggiare. Perché? Perché si può campeggiare? Perché io oggi vi ho voluto far vedere che ho fatto un letto, ho la mia stufa, guardate, ho la mia stufa, il mio tavolino, il mio divanetto, le famose luci che hanno messo quest'anno i fighetti, solo luci, perché non c'è niente da inventarsi ormai. Quindi anch'io ho dovuto mettere le luci in questo furgone, ma questo umile furgone che io ho attrezzato in pochissimo tempo, potete campeggiare tranquillamente con un bipod, con tutto quello che volete, avete il vostro bagno, avete la vostra doccia, tutto quanto. Comunque a chi dice che su YouTube si vede male, vi consigliamo di andare su Facebook, forse la qualità è migliore. Non so come mai oggi non si vede molto bene. Oppure proviamo a far ripartire la diretta. Va bene, allora mi fermo un secondo. E dai, ci rivediamo tra poco. Dai.
Stiamo aspettando quelli di YouTube perché sono rimasti un po' indietro con i filmati. Magari possiamo socchiudere un po' le porte che gli facciamo un po' di, no? Allora, vediamo. Intanto continua per quelli di Facebook che ci Ok. sono. Ok. Ci Su siamo? Facebook vedete tutti bene? Ciao Osvaldo Facchini, Osvaldo, ciao dalla fiera, ciao a tutti quelli che sono in fiera, che mi hanno cercato questa settimana e non mi hanno trovato. Ciao veramente a tutti con tutto il cuore, perché per me è una soddisfazione unica. Silvia, dimmi quando sei Sì, pronta così intanto su riparto Facebook anch'io. comunque ci siamo, dicono che si vede benissimo. Ok, quindi vi volevo raccontare che sono andato alla fiera, abbiamo fatto il nostro filmato, sono stato criticato e criticato a più non posso e quindi Vai, vai, vai. io vado avanti. Oggi scusate ma mi stanno facendo, non riesco, sto perdendo il filo, allora non. Dunque. Questo furgone è nato perché negli anni 80, quando io volevo viaggiare in camper, mi sono fatto un furgone. Ho attrezzato questo furgone in pochissimo tempo oggi per farvi vedere che con poco si può viaggiare, si può campeggiare, si può avere una vita all'aria aperta tranquillamente. Ma con poco, veramente con poco. E vi posso garantire che ti dà tanta 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 allegria e soddisfazione di viaggiare, perché veramente è come viaggiare con un camper da 100.000 euro questo, solo che è più povero, più spartano. Ma cosa vuol dire? Io faccio quello che fa un altro, ok? Poi il discorso della coibentazione, quando dico che i furgoni sono tutti uguali, vedete questa parte qui? Questa viene riempita con del polistirolo o materiali che tengono al calore, al freddo, vengono riempiti tutti questi spazi per fare la coibentazione. Quindi è quello che il furgone è quello, non è che ci inventiamo chissà cosa. Anche il tetto viene riempito con questo prodotto e questo è il furgone. 5,99 m, 5,40 m. Vedete, qui c'è il tavolino, la stufa, il divanetto. Un ripiano che può essere un armadio e il letto. Questo è. Quindi vi ho voluto far vedere questo umile furgone come si può attrezzare un semplice mezzo di lavoro che ti rende felice per viaggiare, per andare dove vuoi. E compra un furgone, costa poco, te lo attrezzi, lunedì vai a lavorare, in 2 minuti smonti tutto e gliela metti nel fiocco a tutti quanti. Che non ti costa niente, lui continua a lavorare durante la settimana per il tuo lavoro. Ok? Ci siamo collegati anche con YouTube, eh? Ci Ah, siamo, bene, ci siamo. dai, Quindi bene. facciamo vedere che oggi hai attrezzato un furgone. Un furgone Con così. tutte le lucine come i Sì, beh, è tigretti. ovvio, dai, non potevo portarlo alla fiera, un furgone, guardate che belle luci dappertutto, tutto luccicante, quindi è come la fiera, insomma, no? Qui Tutti i cucineresti. bei camper della fiera, tutti i bei camper della fiera. E mi sono sciacquato la bocca prima perché a me dispiace la gente che mi colpisce, che dice che io voglio denigrare gli altri. Io non voglio denigrare nessuno. Laika, Imer, Büchner, McLuhs, Chapeau, siete camper validissimi, comprateli. XGO, fa tutto, va tutto bene, tutti i veicoli sono a posto, però io non voglio denigrare nessuno. Quello che io dico è che un Leica del 2000 aveva una solidità molto di più di un Rimor di quella volta. Oggi si sono equiparate le due cose. Perché? Perché per via dei pesi, per via dei costi, per via di tutta una serie di cose, è cambiata la differenza. Quello che mi fa
tristezza, perché io sono sempre molto, molto allegro, mi piace scherzare. Quello che mi fa tristezza è che la gente si incazza, e lo dico proprio così, si incazza e non vi dovete incazzare, perché io sono qua per ridere, per fare una satira, per ridere. Il solito aereo delle 2:15 che passa. Faccio una satira per ridere. Oh! Ma credeteci a questo! Ma fatevi una risata! Ma cosa fa se dico che quello è così, quell'altro è così, non ti danno le lucine, basta! Ma perché mi segui? Ma vattene al mare, ma vatti in montagna! Non trattarmi male! Non sono da trattar male! Uno oggi mi ha scritto che è carne da macello, ma che parole sono, dai! Ma stiamo tranquilli, ma vivi sereno! Sono stato nei vari stand che ci sia stato uno che mi ha detto: bravo Ale, fai conoscere il mondo dei camper anche a chi non lo conosceva. Non c'è stato nessuno, mi parlano solo perché te non devi parlare, te non devi dire, te non puoi, ma io posso tutto, perché io sono in casa mia e faccio quello che mi pare. Leggete la canzone di Alberto Sordi, Te ci hanno mai mandato a quel paese. Leggetela e lì vi fa capire tante cose. Capite cosa vi voglio dire? Vi voglio dire che nella vita non vi deve bloccare nessuno, perché se io faccio tutto questo lo faccio per far conoscere imbecilli il mondo del camper. Sì, ve lo dico, imbecilli! Lo faccio per far conoscere il mondo del camper! Perché? Ha bisogno di essere conosciuto questa vita. C'è stata tantissima gente che si è avvicinata al mondo del camper un po' grazie a me. Imbecilli! Io voi! Mi incazzo! Sì! Se la tirano tutti! Ma in quegli stand, cazzo di bu! Sì! Ci metto tutto me stesso, ti tolgo i dubbi, ti do i consigli. Ti parlo bene di quello, ti parlo bene della. Ti fermi su Leica, Immer, Xgo, Büchner, non sei un venditore, ma ci rendiamo conto che venditore sia questo, uno ha scritto, sia quello, discriminare altri marchi per gratificare i suoi, dei quali gli rimane il pensile in mano. Avete capito? Perché quando fate il video della fiera, combinazione, sono entrato nel Rimor e a forza di aprire quelle donne, qui non potete aprire niente, che non ci sono gli sportelli, l'ho fatto per le donne, vedrai che qui non apri niente, a forza di aprire e chiudere quello sportello si erano distaccate due viti. Combinazione, il primo sportello che ho aperto mi è rimasto nelle mani, ma non l'ho tagliato quel pezzettino! Oh, non l'ho tagliato, caro! Per farti capire, per ridere, ridi, ostia, non dire che voglio fare chissà cosa, ma che cosa voglio fare? Ma cosa mi viene in tasca? Ma che fastidio ti do se ti dico che i miei camper fighetti, non fighets, i miei camper no fighets, forse sono meglio dei fighets, ma non sto facendo nomi. Ma hai voglia di darmi queste luci colorate? Che cazzo me ne faccio di queste luci colorate? Oggi sono arrabbiato. Lo so che non le devo dire, ma che cavolo me ne faccio di ste luci? Guarda, io le cavo e cosa rimane? Rimane sempre questo. Porco Giuda! Stefano dice: non incazzarti, lì vicino ci vorrebbe una lasagna sul tavolino. La lasagna, qui ci vorrebbe un'altra, che io metterei tutte queste luci così a quei venditori che sono lassù in fiera, che sono in fiera quest'anno, io li metterei così nel tavolino. Bene, signori. Dai, ridi. Ridi. Fabio dice: Ale, un suggerimento, non dare peso a voci frustrate, vai avanti per la tua strada. Però quando uno ti dice scusa, ma ci rendiamo conto che venditore sia. Ma vi rendete conto che venditore sono io? Ma che cosa venite a fare da me? Io sono un imbecille che racconta delle gran minchiate.
Dai, parliamo un po' di camper, che hanno un sacco di domande. Allora, intanto Paolo Di Maio dice sei un grande, consigliamo tutti di andare a vedere il video che ti aveva fatto qualche mese fa. Grazie Paolo, veramente, grazie Paolo, grazie. Grazie con tutto il cuore di quello che hai fatto, perché mi ha fatto un piacere enorme, ma veramente un piacere unico. E soprattutto mi hanno scritto poca professionalità e soprattutto che non capisco niente. Amico mio, è satira per ridere. Puoi comprare, fare quello che vuoi, ma non difendere nessuno, perché sono indifendibili coloro che mi hai scritto. Poi gli altri che mi scrivono, sì, però laica, sì, però... Ma ragazzi, ma non sto dicendo che gli altri sono peggio o meglio. Io sto solo ridendo, sto solo facendovi capire che il modo di fare plein air non è stare chiusi dentro un camper col climatizzatore, per esempio. Lo dice plein air, vita all'aria aperta. Può essere un furgone, può essere una tenda, può essere una moto, può essere questa è la vita. E avvicinarsi al mondo del camper. Giuseppe Fortuna dice che deve rimproverarti perché alla fiera dei camper eri troppo serio. Non so se è quello che ti ha visto, perché uno che ti seguiva ti ha fermato, vero, alla fiera? Sì, ero a bere una bottiglietta d'acqua. È venuto lì un signore e mi fa camper house? E io ho detto sì, io ti seguo sempre. Oh, mi ha fatto un piacere, ma vi rendete conto? Con la mascherina mi ha riconosciuto. È una cosa incredibile. Poi sta settimana sono venuti a trovarmi qua. Ieri è venuto un ragazzo che ha preso il camper da poco, Simone di Milano. Mi è venuto a trovare alla fine delle sue vacanze. Gli faccio tantissimi auguri per il suo lavoro. Ce la farai, Simone, a trovare il tuo lavoro e, continuerai a tenere il camper e fare la tua vita in camper. Mi ha fatto tanto piacere, ho voluto fare la foto insieme a questo coglione, pensate. Ma gli altri concessionari, venite in schermo a parlare anche dei vostri marchi. Venite in schermo a parlare della vostra azienda, di cosa fate, di come trattate i clienti. Tempi di attesa 2 mesi gli hanno detto per mettere a posto un pezzettino in un camper. Da camper house i tempi di attesa sono di una settimana al massimo. Ma cosa ce la dobbiamo tirare? Ma dobbiamo coccolarli, non tirarcela. E lui mi ha detto: Alessandro, il mio concessionario è diverso da te. Avete capito? Il mio concessionario è diverso da te. Ma cos'è che ho io in più di lui? Sono sempre fatto così, anzi. Ma forse lui sarà anche molto più professionale, istruito, bravo, di me. Io sono un povero, umile venditore di un camper che tutti denigrano. E invece lo voglio portare avanti. Lo voglio portare avanti perché per me XGO è number one. Io non sono concessionario, lo ripeto sempre. Non sono concessionario ufficiale, signori Rimor, signori XGO. Io non sono concessionario XGO. Compro i miei camper da un altro concessionario vostro ufficiale e li rivendo. Pensate voi, trovate un altro imbecille che vende i camper tramite un altro e li vendo. Li vendo! È quello il guaio! E forse ne vendo anche qualcuno in più di quelli ufficiali. Vi rendete conto, amici, amici Rimor? Guarda, io tutto Rimor. Io vi amo, io vi stimo. Anche se mi trattate un pochettino da barbone. Ma io sono il vostro umile servitore. Non sono qua per distruggervi, farvi del male. Sono per portare avanti il marchio Camper House, porta avanti Rimor XGO. XGO, sì, ci credo, finché andrà avanti io crederò in XGO e poi si vedrà. Io ci metto tutto me stesso, credetemi. Maria dice: Alessandro, non ti curare di loro, ma guarda e È passa. vero. Alessandro ti dice: non arrabbiarti, non dargli peso e quello che vogliono. Sì, è vero. Stefano dice: dipende con chi vai, spesso e volentieri. E Gianni invece dice: tanta stima per quello che fai e soprattutto non vendi luci abbaglianti, ma solide realtà. Io ho voluto dirvi questo perché non credevo mai che quel filmato della fiera, dicevo che la gente si metteva a ridere anche quando ho fatto il pezzo del miscelatore, no?
che accendeva la luce, ma ho fatto per ridere perché il più delle volte tante cose sono ridicole. Vedete una semplice stufa, voi avete la vostra bombolina qui dentro, ecco che faccio campeggio nel mio umile camper, furgone, quello che è, e questa è vita all'aria aperta. Ma qui la vivete proprio, ma tanto bene, tanto, la vivete tanto bene. Quindi pensiamoci a questo, Carlo pensiamoci. dice: io del venditore non mi interessa niente, mi interessa l'onestà, la sincerità della persona che ho davanti tutti i sabati e ne sono orgoglioso di stare bene mezz'ora con delle persone vere e grandi. Grazie, grazie Carlo, grazie. Mi tengo le luci perché ho bisogno di... Fermati che ti leggo un po' di commenti Vai. perché sennò parli solo te e non riesco a Vai. leggerli. Allora chiedono perché hai criticato i furgonati? Non so No, non quando. ho criticato i furgonati. Ho detto che io non ho simpatia per i furgonati perché sono un po' stretti. Però non ho criticato i furgonati. Ho detto solo che sono stretti e sono tutti uguali. È inutile che ci giriamo attorno. Un furgone così è così. Dentro ci posso mettere la stufa. È così della nonna, come ci posso mettere una stufa a induzione, che ne so, tutta fighetta. Dico, qui in questo spazio, vedete questo furgone, qui ci puoi fare questo, non ci puoi fare tante altre cose. La coibentazione è quella, il fuori è quello, la meccanica è quella. Perché un furgone così, il prezzo maggiore è la meccanica. La meccanica costa 20-22 mila euro, no? La base. Poi il dentro, frigorifero 1500 euro, la stufa 400 euro. Vedete, per arrivare a 40 mila euro hai voglia di buttare su. Qui ci metti un po' di due pannelli e sei a posto. Non è che c'è tanto da fare, quindi è quello, non ho criticato i furgonati. Vai avanti. Poi Fabio invece dice: salve a tutti. Ah, ho visto dei video della fiera di Düsseldorf e ci sono moltissime novità accessori. Cosa ne pensi a confronto delle lucine novità 2020? Grazie a tutti. Accessori ce ne faranno sempre di più perché devono darci cose per farci spendere. Ma che accessori vuoi? La lavatrice nel camper? Comprala. Vuoi il climatizzatore? Mettiamoglielo. Vuoi la telecamera posteriore? Gliela mettiamo. Adesso hanno fatto un nuovo sistema di svuotamento del WC che non andate più con la cassetta, ma andate in bagno, aspira con l'acqua delle acque chiare, risciacqua. Insomma, è un sistema molto più sofisticato della cassetta C200. Quindi, però, rendetevi conto che ci saranno forse dei problemi con quel sistema all'inizio. Ci vuole un po' di tempo prima che prenda piede. Ma di accessori ce n'è quanti ne vuoi, li puoi comprare, li puoi mettere, ognuno fa come vuole con i suoi soldi. Lo dico sempre, se hai la possibilità spendi, goditi e vivi la vita. Ma non voglio denigrare nessuno, date retta, dai. Poi Pasquale chiede se puoi parlare dei nuovi modelli che propone XGO oppure ne vuoi parlare più avanti quando li avrai? Io ti farei vedere i nuovi modelli quando arrivano, quelli che ho preso te li faccio vedere. Comunque siamo stati sempre su dei modelli quest'anno corti perché hanno fatto dei modelli corti e quindi cerchiamo di avere un po' di modelli corti. Hanno fatto molti con letto nautico, però il letto nautico per me è scomodo. Scusate se ve lo dico, ma per me il letto nautico è no, perché metti i piedi. È corto, scende, poi fate voi, insomma, a me non piace il letto nautico. Stefano dice che infatti si è visto tutto il filmato, sia dove si è rotto lo sportello, sia quando fai vedere che gli altri camper sono di cartone. No, non hai detto proprio che gli altri No, camper non ho sono di detto di cartone. cartone, io ho detto solo che quando voi sbattete, avete visto quegli affari che mettono attorno agli oscuranti, che fanno un sacco di rumore, quando viaggiate sulle strade che abbiamo poi in Italia piene di buche, lì è tutto un rumore, tron, 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 tutte queste vibrazioni che dopo danno fastidio, allora meno fronzoli ci sono e meno rumori extra ci sono. E Alessandro dice: c'è venditore e venditore, chi vende lucciole e chi vende lanterne. Sono convinto che chi fa questo mestiere deve essere serio e non venditore di ciofeche. Il cliente va aiutato e non fregato. Esatto, Esatto. anche per me è così, cioè, nel limite del possibile è cercare sempre di trovare un buon accordo. Poi Emanuele dice: ciao ragazzi. Fabio dice che molti non ti hanno capito perché non sanno il significato di È ciccia. vero, di poveretto soprattutto, poveretto in Romagna è un coso di
benevolenza quasi benevolenza, dolce. di tenerezza, poveretto, non poveretto che sia un poveraccio. In Romagna si dice, oh, puret, 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 è una persona buona, una persona che si accontenta di poco, ma non un poveraccio. Io sono un poveretto, per esempio, perché mi ritengo molto umile. E in fiera ho visto tanta gente che potevo essere 3 volte più sopra loro, ma io ero sotto di loro, ma molto di più, perché io sono umile e non mi piace denigrare nessuno. E soprattutto una persona che mi starà guardando e ha detto, tanti i tuoi video non li vedo neanche, ma io non voglio che li vedi, però con me hai chiuso, amico, fine, non ti interesserà niente, però fine, hai capito? Hai fatto, perché non ci si comporta così. La gelosia è una brutta razza, è una brutta cosa, credimi, è il gruppo che vince, non è il singolo. E se non vi mettete d'accordo che insieme siamo un gruppo nel mondo dei camper, perché purtroppo secondo me nel mondo dei camper c'è molto, uno si guarda con l'altro e cerca di, mi fermo qui, di. Diventiamo un bel gruppo, perché la gente si sta avvicinando sempre di più al mondo del camper. Grazie a me, grazie al Covid, grazie a tante altre persone che fanno i video per far conoscere la vita all'aria aperta. Ma ci si sta avvicinando un sacco di gente. Svegliatevi, voi che vendete, che producete, che tutto. È un mondo che deve esplodere ancora, in Italia specialmente. E non trattiamo male i nostri clienti, perché se stanno bene loro, stiamo bene noi di più. Tempi di attesa 2 mesi in officina, ma dove esiste? Che il più delle volte sono tutte cretinate che succedono nei camper, che le aggiusti nel giro di una giornata. Mi piacerebbe farvi vedere, adesso magari un giorno lo metto quando lavoro con Daniele qui, come sono semplici i lavori dei camper e come fai presto a farli. Paolo dice, vai avanti per la tua strada, hai ragione da vendere. Enzo dice, ciao, ciao, sei un grande. E Stefano dice, ti sei messo in gioco, devi accettare le critiche. È vero, sì, no, ma io le accetto, però hai capito, c'è E che anche c'è. Alessandro ti dice, non ti arrabbiare, altrimenti fai il gioco loro. No, no, non mi arrabbio, no, no, non mi arrabbio, è il mio modo, io sono molto. Ti hanno visto un po' scaldato oggi. No, 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 non sono scalato. E Giuseppe invece dice che non era lui che è venuto in fiera, però ci segue sempre dalla Sicilia e sempre ci seguirà, perché grazie a noi ha capito e si è accostato al mondo dei camper. Elena dice, ieri col mio compagno speravamo di trovarti, ma ti verremo a trovare a Rimini, al momento per prenderlo a noleggio, ma va bene, sei un grande. Grazie, grazie, veramente. Tanta gente mi voleva incontrare alla fiera, ma ho preferito far così perché, ripeto, io sono un tipo molto timido, sono un tipo semplice e sono un tipo schietto. Quindi da far cosa alla fiera, andare in gruppo, farci vedere, hanno tanta gelosia. Non voglio che pensino che gli voglio portare via tutti i clienti. Io glieli voglio avvicinare. Dovete andare dai concessionari. Mi chiamate, mi dite come vi trattano e io vi dico come fare. Credetemi, anche stamattina mi ha chiamato uno che doveva acquistare un camper da un concessionario e gli ho detto come deve fare. Va lì, ne parla tranquillamente, ma non è che deve venire sempre da me a comprare. Poi se vuol venire da me, io sono qui per vendere, sono qui per lavorare, però non è così. Se sei di Torino o di Milano, vai dal concessionario della tua zona. Non farti migliaia di chilometri, forse non ha senso, però se ti tratta male, ovviamente puoi chiedermi un consiglio. Dicono che è stato troppo divertente la parte del miscelatore dell'altro video. Ah, quello è stato il massimo, quello è stato. Ma era un miscelatore, era una bestia così, ma grosso, che io ho detto a Giovanni, Giovanni, ma io non ho mai visto un miscelatore così dentro il cab. E lì mi è venuto da ridere perché alzavi un vetro, si spaccava, alzavi l'altro, si spaccava. Poi nel fargli fare il giro a 360 gradi spegneva anche la luce. Ecco cosa serviva. Ridi, Poi ridi, dicono che con il ridi, ridi, ridi. furgone puoi andare anche in centro a Rimini e poi fanno i complimenti per questo furgone, sta piacendo molto e Te soprattutto Fabio dice bellissimo quel furgone. non ne hai un'idea che atmosfera si vive qui dentro. Ma lo sai quanto ho speso? Ti faccio vedere. Stufa della nonna 50 euro, tavolino IKEA riverniciato 10 euro, divanetto trovato nel mercatino degli affari 20 euro, bipot 40 euro, armadio
Armani con luci scorrevoli, 20 euro. Ma ci sono anche tutte le lucine sul letto, eh? Bouquet di fiori vintage, guarda. Bouquet di fiori 5 euro. Questo furgone, se vuoi viaggiare, ti costa col mobilio che c'è dentro esattamente 150 euro tutto. Bipot, stufa da scaldare, che adesso non l'ho messa perché non serve, quindi voi siete autonomi. Lavandino con la pompa. Capisci? Capisci? E lo usi per lavoro durante la settimana, però è bellissimo, dai. Fabio dice, Ale, nella fiera di Düsseldorf ci sono gavoni che escono esternamente e tanto altro, quindi in Italia siamo fermi alle lucine, mentre invece su Facebook giustamente dicono, secondo me le novità vengono a meno anche per il triste momento che stiamo vivendo, dice Stefano, che probabilmente si è fermato un po' tutto. Adesso ti leggo invece un bellissimo messaggio così ti calmi un po'. Vai. Fabrizio dice, noi ti abbiamo conosciuto settimana scorsa per il noleggio, ci sei piaciuto un sacco, ora ti ascoltiamo dalla Val Gardena con il tuo Kiros. Grazie, grazie con tutto il cuore, grazie. E poi chiedono quali sono secondo te gli accessori rinunciabili su un camper? Rinunciabili tutti. Irrinunciabili. Irrinunciabili, allora, il climatizzatore in cabina è rinunciabile, ormai non puoi più girare senza clima, se vuoi stare bene in famiglia, tranquillo, clima in cabina, irrinunciabile. La stufa dietro ovviamente ci vuole, una veranda irrinunciabile, una veranda irrinunciabile. Se non hai il garage, un portabiciclette ci vuole, perché la bicicletta oggi è tutto. E poi per il resto non ti serve nient'altro, perché il camper è completo, non ti serve nient'altro. Un pannello solare che così ti rende tranquillo per l'energia. Per me è tutto qui. Poi, ripeto, io non sono un venditore, vi dovrei dire climatizzatore, sospensioni ad aria, e quello e quell'altro. Non servono a niente, si invecchiano nel camper e dopo un po' si rompono e non funzionano più. E Carlo dice che propone di mettere la sua griglia e mettersi a cuocere le fiorentine davanti a un camper fighetto con questo Bello, furgone. con scritto no figures di fuori, con scritto no figures. Aspetta, va là che mi tolgo le luci, se no mi strozzo. Fabio dice che sembri un albero di Natale con tutte Vero. quelle. Eccolo. Poi chiedono molto dei van, chiedono da te quanto costa un van X-Go e poi Pasquale dice ho visionato sul sito X-Go, sono bellissimi i van, fatti davvero bene, spero di vederlo presto da te in concessionaria. No, X-Go van non li prendo, non mi piace il legno interno, scusa, ma non mi piace perché è bello il legno. Chiaro, è bello in un furgone, ma il legno scuro dell'X-Go non lo prendo. Anche X-Go ha i suoi difetti, soprattutto X-Go ha dei difetti. Le centraline che devono sistemare perché non segnano sempre l'acqua piena, non segna la centralina quando hai il serbatoio delle acque grigie che è vuoto e lui ti dice invece lampeggia sempre che è pieno, quindi lì devono trovare il sistema per risolvere quel problema, perché purtroppo questi sono i problemi dell'X-Go di oggi. Un altro problema che ha l'X-Go di oggi è gli oscuranti che fanno su e giù, che saltano via i pezzi di plastica. Quello no, quello lo dobbiamo cambiare senza meno. Non sono utili vendere della roba così. Per il resto grossi problemi non ne ha. Credetemi, non ne ha grossi problemi, non ne ha, quindi questo è. Pippo ti dà ragione, dice che ci vuole coalizione come tra loro camionisti, tra i concessionari, giusto? È una tribù, deve essere una tribù, dai, una tribù. E poi gli è piaciuto un sacco lo spegni luce, quindi alla fine vedi che ha riscosso No, molto accendeva la successo. luce, non lo spegneva, accendeva, Forse il accendeva, dai. prossimo anno lo spegnerà, dai, si aggiorneranno. Comunque, Leica. Comprate camper Leica, comprate camper Imer, comprate Roller Team, comprate Elnag, comprate McLuish, comprate Jottyline, comprate X-Go Rimor. Comunque dicono che ti devi spostare perché così è l'aureola. Cioè, è proprio. È vero! Sei proprio nel posto giusto.
E poi Paolo ti dice che sei un grande perché l'hai fatto avvicinare al mondo degli sgo, anche se adesso stavi parlando di altro, è tempo che te lo voleva dire. Da me trovate tutti i XGO, anche torno a dire un'ennesima volta, non sono concessionario XGO ufficiale, signori della Rimor, non sono concessionario ufficiale, non sono concessionario ufficiale, però riesco a vendere i camper XGO anche senza essere concessionario. Ce la facciamo una domanda? Persone oltre le cose. Quello è uno slogan nato da una grossissima GDO, ma pensiamoci a sta cosa, ma è bellissima, eh? Persone oltre le cose. Queste sono cose e queste sono persone. Capito la differenza? Io qui gli posso dire sei un imbecille. Lui dice sta zitto. Se me lo dice a me, un po' mi dà fastidio. Dai, che ti hanno appena chiamato Sant'Alessandro, quindi stai calmo. E Alessandro lì. O tutti Alessandro si chiamano, quelli che ti seguono. Secondo me sono i tuoi profili. E la colpa oggi come oggi del costruttore non aiuta. Hanno messo un muro fra chi può e chi non può. Spingono per comprare un'auto elettrica da 60-70 mila euro, che solo pochi possono permettersi. A chi si vuole accostarsi al mondo del camper, no, ti sbarrano subito la strada. Sono pensieri difficili, sono pensieri che vanno approfonditi, però se ti vuoi avvicinare al mondo del camper, vai sull'usato, c'è un mondo di usato di camper, quindi spendi poco, ti diverti, oppure ti prendi un furgonaccio tipo questo, lo paghi 4.000 euro, ci metti un valore di, ve l'ho detto prima, 200-300 euro per farlo blow, farci una finestra, no? Renderlo più... 500 euro? 5.000 euro ti fai un furgone Mercedes Sprinter climatizzato in cabina, gomme nuove, tutto a posto e non ce n'è per nessuno. E lo usi durante il lavoro, lo usi per fare un trasloco, lo usi per andare a pesca, a caccia, ma non comprare l'orto, eh? Non comprare l'orto, compra un camper. Spara ogni tanto a qualche uccellino, vai a pescare qualche trota col furgone, col camper, ma non comprare l'orto, eh? Poveretto, c'è il mio vicino, qui vicino tutti i giorni è lì nell'orto che non sa più cosa coltivare. Sta inventando tutto, anche lo zenzero ha messo giù, lo zenzero nell'orto, non cresce, lui è lì che lo guarda tutti i giorni. Alessandro, ho messo lo zenzero, non cresce. Ma poverino, ma cosa fai tutto il giorno là in quell'orto? Che ti mangio le zanzare, sei lì cotto dal sole. Viaggia, sogna, ridi. Un pomodoro, cosa vuoi che ti faccia ridere? Un cetriolo. Cetriolo ti fa ridere. Cetriolo. C'è un contadino che mi ha portato dei cetrioli così lunghi. Quella forza di stargli dietro, quei cetrioli, non ne potevano più neanche loro. Sono cresciuti così tanto che la sua moglie gli fa, di. Osvaldo, no Osvaldo, scusa, Mario, come hai fatto a fare sti cetrioli? Ah boh, sono stato dietro, sono cresciuti, cresciuti, cresciuti. Abbiamo mangiato una settimana con un cetriolo, gli altri cosa faccio? Capite? Compratevi un Dai, che devi camper. dare due consigli. Giuseppe ti chiede a quanto bisogna gonfiare le ruote del camper, che ancora non è riuscito a capirlo. Allora, c'è sul pneumatico PSI. PSI nel manometro la gradazione PSI è quella interna, sarebbe quella americana. Quindi te guardi Mass Cold PSI, c'è scritto Mass Cold PSI e ti dice quanto deve andare al massimo PSI. Comunque considera 5, 5 e mezzo vanno le gomme per i camper. Se lo vuoi più comodo, più comfort, lo tieni leggermente più basso. Poi Carlo ti chiede se il Turbo Vent fa come un condizionatore in cellula. Adesso non è che fa come un condizionatore, un semplice ventilatore che però ti muove l'aria, ma quando le kel,
tocca andare di fuori sotto la veranda. Lì ci sta da Dio perché arriva la brezza del mare, arriva l'aria fresca dalla montagna. Mi sono fatto delle dormite io sotto la veranda, altro che stare qui dentro col climatizzatore. Ma dove esiste? Dai, per usarlo 1 o 2 volte all'anno il clima? Dai, 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 dai. Poi Fabio ci aggiorna su quello che sta facendo e sta svuotando la cassetta WC, mentre Buon pranzo, buon pranzo. Carlo dice: purtroppo non ho ancora capito che non hai mai parlato, che è meglio un marchio di un altro, ma solo consigli per non prendere fregature. Esatto, e io non so come mai questi qua si arrabbiano, ma voi andate su YouTube nei vari commenti, ma leggeteli i commenti. Oggi uno mi ha scritto, gli ho detto, dai, ci sentiamo in diretta per parlare di Laika, perché secondo lui disprezzava Laika, secondo lui voglio far capire che Isgo è meglio di Laika o di Himer o di chi. Non è meglio di noi, è un camper, sono cose, perché? Cosa ti viene in tasca dire che Laika è meglio di Xgo? Ma per me non esiste, perché? Io lo dico in video, gli altri concessionari parlano male di Xgo, ma parlano male quando sono lì al tavolino. Non lo vengono a dire nel video. Se te vai da un concessionario che vende Imer, Roller, Elna, parlate di Xgo? Ah, Xgo, oh, Xgo, è tutto cartone, non vale niente, si smonta. Oppure vai da un concessionario e parli di Roller Team, ah, Elna, oh, Roller Team, fa parte sempre dello stesso gruppo, ma cosa mi viene a raccontare? Dai, cosa mi viene a raccontare? È che io parlo al video. Non lo racconto nella concessionaria e basta. Capite la differenza? Facciamo più video, raccontiamo più al nostro pane quotidiano, cioè quelli che ci portano la grana. Facciamogli capire che gli vogliamo bene e gli diamo sani consigli e non gli vogliamo fottere. Guardatemi negli occhi. Fottere. Parola fottere. Mi sciacquo la bocca. Ti chiedono perché spendere 40.000 euro per un X-Go se un camper vintage ne spendo al massimo 9.000? Esatto. Dimmelo te perché, non te lo dico io. Dimmelo te. Hai già detto tutto. Invece Stefano ti chiede un consiglio, dice che a lui piacciono molto i mansardati mobilvetta. Tu che ne pensi? Ottimi, ottimi. Una soluzione bellissima, mobilvetta design. Ricordati che fa sempre parte di quel gruppo che ti dicevo prima. Quindi, trai te le conclusioni. Se ti piace quell'adesivo, vado avanti. Quella meccanica, quel mobilio, quelle lucine che si chiamano mobilvetta, o si chiamano Xgo, o si chiamano Himer, te devi prendere tutto quello che ti piace. E non sarò di certo io a dirti o a denigrare un prodotto per l'altro. Però non puoi prendermi in giro perché vendo un certo tipo di prodotto, ok? Paolo dice che passerà molto presto a vederli dal vivo, quindi ricordiamogli di chiamare prima di passare Sì, perché così. quest'anno con tutti questi video io a casa non ho un camper. Oggi sono in questo furgone, ve lo dico con schiettezza, perché in casa non ho un camper. Trovate quel concessionario che non ha un camper in casa. Camper House di Rimini, full. Io sono stato preso letteralmente d'assalto. Ho fatto questo furgone perché vi ho voluto far vedere che anche questo può essere vita in campeggio. Trovate un altro concessionario che è così umile di dirvi che non ha un camper in casa, eh? Non lo trovate. Parlano tutti. Ho venduto 10 camper, ne ho venduti 50, 30 camper oggi, ieri 22 camper. Vengono tutti da me. Tempi di attesa in officina 6 mesi. Tempi di attesa da camper house 1 settimana e poi che se hai fretta di andare via, in un giorno ti faccio ripartire. Alessandro ti chiede, parlando di assicurazioni, ti risulta che dal prossimo anno vogliono le compagnie assicurative, beh, togliere la casco dai mezzi ricreativi? No, non mi risulta.
E poi Osvaldo invece dice che lui è in fiera, adesso la pausa è finita, torna Vai, a girare in vai, fiera. combatti, combatti Osvaldo, vai. Mimma ti dice di stare Ciao calmo, Mimma, se no ciao ti viene un Mimma, ciao infarto. Mimma, ciao. E poi Fabio dice: Ale, io penso che se ci sia un accordo tra costruttori di tirare fuori un mezzo completo da 30.000 euro nuovo, avrà una chiave di successo. Vogliono fare la fila del camper come la nautica. Poi Esatto, sì, anche secondo me è così. Fabio vorrebbe che gli prepari una piadina su Su quella. questo bel... Pronti? Su Beh, questa due minuti. cucina. Sei pronto? Te lo prego. Un attimo, è un attimo. Perché così, anzi, da qui la piadina la tiri, apri le porte alla gente, così. Cotta, pronti? Dai. E poi invece Antonio ti chiede se ci sono degli sgo furgonati da 5 posti viaggio. Sì, c'è l'XGO Van 5, XGO Van 5, c'è. Solo che non li ho presi perché non mi piacciono, non mi piacciono, non mi piacciono. I furgoni sono tutti uguali, quindi anch'io ho fatto la scelta XGO no, non mi piace come furgone. Scusa, non puoi farmi dei vetri finti dietro nelle portiere, mi fai dei legni scuri, brutti, brutti, tristi, tristi. No, ci vuole allegria, ci vuole. Quindi mi dispiace, XGO Van a me non piace. A me non piace. Prendete pure, tanti prezzi grosso modo sono quelli, non è che costa di più o di meno. Invece Mimma dice che aspetta i semi integrali sgo compatti, lei lo vuole compatto, Sì, sin dalla prima diretta. 22 plus 6,50 m, mi arriva Mimma, mi arriva. 22 plus 6,50 m con letto basculante, bellissimo, quindi mi arriva. Elena dice, non hai più nemmeno da noleggiare perché così andiamo assieme a mangiare una piadina. Adesso purtroppo sono tutti occupati fino all'inizio di ottobre. Sì, anche i camper. Pierluigi ti dice: Ciao grande Ale, sto cercando un camper usato per tre, ho bisogno del tuo aiuto, me lo trovi? Dai, che vai su internet, lo trovi. Volevo solo farvi, Silvia, spiega quella cosa che devono fare con i miei video. E se pubblicate, se ci taggate in una storia su Facebook o su Instagram, poi sceglieremo uno di voi e gli manderemo a casa un pacco regalo a sorpresa. Spiega però, aspetta, ci devono il contest, devono, Devono taggarci, quindi però taggare spiega Camper perché House. chi è che mi segue sono un po' limitati come sono io. Cosa vuol dire taggare? Possono fare un video, una storia, un post e poi scrivere chiocciola Camper House, poi gli esce il tuo nome, ti selezionano e così lo possiamo vedere anche noi e poi sceglieremo uno e gli inviamo un pacco regalo. Ok, fate una bella foto, una bella storia. Poi, se avete dei dubbi, potete commentare il video e lo rispieghiamo. Esatto. Volevo, prima che mi dimentico, perché mi dimentico sempre, salutare quella fantastica famiglia di Lecce, Maria, che mi seguite con tanto affetto, siete dei clienti speciali, veramente. Mi sa che ha scritto prima. Sì, non ti ho potuto salutare le altre volte, ti saluto. Veramente con tutto il cuore un abbraccio a te e a tutta la tua famiglia. Tantissimi auguri. Poi Paolo dice che è del settore assicurativo e per motivi etici non dirà troppo, ma con certezza non esiste la possibilità di eliminare la casco, quindi Esatto. ossia non verrà esclusa la possibilità di poter assicurare la casco sui camper. La mia compagnia no, perlomeno. Sì, perché la casco sui camper a noleggio specialmente. Non tutte le compagnie lo fanno, quello purtroppo è un problema che c'è, quindi bisogna trovare solo certe compagnie che lo fanno. E Alessandro su Facebook dice: Tutti i camper si possono rompere, a prescindere dalla marca. Dopotutto, ho visto anche una Ferrari sul carro attrezzi. Come si fa? Sono cose purtroppo, si rompono le persone, si rompono anche le cose. Qui. Ok, poi Pippo dice che il 7 metri è giusto. Vai, sì. E poi ti chiedono: posso lasciare un ISGO all'aperto senza rimessaggio tutto l'anno oppure ISGO teme le infiltrazioni? Ah no, l'XGO teme le infiltrazioni, ci devi mettere l'ombrello sopra. L'XGO gira con l'ombrellone sopra perché purtroppo lui si infiltra. Eh sì, perché 5 anni contro le infiltrazioni non servono a niente, te devi girare con l'ombrellone sopra Guarda che l'XGO. non tutti capiscono quando scherzi. Dopo pubblicano commenti in cui dicono che l'ISGO
Non può essere lasciata all'aria aperta. 5 anni di garanzia contro le infiltrazioni. Avete visto? 57 anni e non sentirli. E poi, ok. E poi si stanno facendo una compravendita nei commenti. Maria Rosaria dice: ciao Ale, mi metto nel discorso di Pierluigi Bonica. Io ho un C Meridian 4 stelle su Ford Transit 2005 gemellato con idroguida. Se vuole glielo faccio vedere, sì, o gli posso inviare le foto. Adesso voi fate tra di voi, signori miei. Il trio non mi è mai piaciuto, quindi fate voi da soli. Io non voglio essere in mezzo. Vi ho annoiato abbastanza anche oggi. Non comprate l'orto, mi raccomando, compratevi un camper e fidatevi di questa persona, non la frase che mi hanno detto, che non me la ricordo perché la memoria mi sta abbandonando. Ma ci rendiamo conto che venditore sia questo? Ma come fai a dire delle parole così a una persona che ci mette tutto il cuore? Like è un ottimo mezzo, Immer, Busner, Elnag, Roller Team, ottimi, ottimi. XGO number one, camper no figures, ok? Alessandro vi aspetta il prossimo sabato, se non vi ho annoiato, quindi... Vogliono tutti vedermi a me, ma non hanno capito che se vedono me poi non vedono te, perché non c'è nessuno che ti filma, quindi godetevi lui... la sua bellezza, fagli vedere di nuovo la tua maglietta. E ti augurano tutti buona domenica, grande ciao. Patacca! Ciao, grande patacca romagnolo! Buona domenica, forza Valentino, che domenica è qui a Misano, quindi abbiamo bisogno che smanetti, che smanetti, come la nostra bellissima sigla che ci accompagna come tutti i sabati. Un saluto, un abbraccio a tutti quanti, chi mi vuole bene, chi mi vuole male, chi mi dice che sono un buffone è lo stesso, quindi ridete, ridete, ridete. Elena vuole la maglietta, piace questa maglietta, piace a tutti. Adesso piano piano ci metteremo in pari anche con le magliette, dai, anche con le magliette. Furgone, no figi, no figet, rimor. Per me sei forte, dice Dario. Ciao a tutti, ciao Alessandro, ciao, ciao Aurelio. Ciao, ciao, ciao. Ciao Paolo. Ciao, un ciao, saluto da chi ti vuole bene, dicono. Siete dei grandi. Buona domenica, ciao. Ciao. Adesso mi metto a dormire in questo letto. Ciao. Oh, nel mio furgone come si sta bene. Oh, adesso io rilassamento dopo la tempesta. Guarda che bello, guarda.